Aspetti, aspetti, perché mi porta qui? Non capisco niente, che è successo? Sta tranquilla, siediti sul letto, mia cara. Sì, non voglio mettermi a letto, voglio sapere chi sono. Chi erano quei bambini, chi era quell'uomo al microfono, chi siete, chi sono? Basta, sta tranquilla, sdraiati. Hai bisogno di riposare. Ecco, brava. No, ferma. Tu? Sì, sì, io vi conosco. Oh no, non lo so. Sì, noi siamo sempre stati molto amici. Certo che ci conosciamo. Accidenti, se non ecco, no. Qui un calmante per la nostra malatina. No, non voglio nessun calmante. Nessuno vorrebbe morire, però alla fine tutti se ne devono andare. Forza, tutto giù. Molto. Scusate, bene. Ma che volete fare voi due? Sdraiati, tesoro, sdraiati. Sì, bene. Così. Ecco fatto. Bene. E adesso? Ah, bene, non mi sono perso tanto. Voglio dire, la parte migliore comincia adesso. Porto la mia fidanzata a vedere la casa, ok? Vai. Ciao. Ehi, senti un po', è un fidanzamento con bacetti o è solo per te? Ma di che ti impicci tu? Dammi un paio di questi. È così pallida, non sta bene. Vogliamo chiamare Malatesta? Sì, o Malatesta o chi volete, ma chiamate un medico. Bene. Ecco, tieni, chiamalo. Amico, perché non torni al tuo show? No, non mi muovo di qui, resto con lei. Sta squillando. Gonzo. Nico, Marcos vuole parlare col giudice. Ok, vengo subito lì. Ciao. Avvertitemi quando arriva il dottore. Sì. Vieni, tesoro, andiamo. Vieni dalla mamma. Brava, pensiamo noi assieme. Non va nella tua stanza, vengo subito. Dobbiamo liberarci di lei una volta per tutte. Sentite una cosa. Visto il suo stato confusionale, potrebbe anche cercare di scappare da quella finestra. E cadere giù da sola. Ciao, bellezza, ragazza da sogno. Vuoi giocare di nuovo a mosca cieca? Mi stavi spiando. Bacia bene, Tacio, no? Sì, molto bene. Senti, dimmi una cosa. Eri proprio sicura che fosse lui? Che voleva quell'imbecille? Ci ha provato? No. Andiamo, tesoro. Bisogna andare via, c'è un incendio. Un incendio? Sì, è il preludio alle fiamme dell'inferno. Forza, cielo, su! Alla prima! Il fuoco. Forza, cielo. Ancora un passo, dai. Fa ancora un passo, cadi. Che guardate. Il fuoco. Ragazzi, correte. Dove mi hanno lasciato? No! Sono morta. No, non esagerare. Lei è un angelo. E anche tu, mia cara. Cielo, non ti muovere! Cielo, fermo!
Che hai fatto? Ma cosa è successo? Mi senti, Siena? Stai bene? Piano, piano. Cielo, come ti senti? Cielo, chi è questo cielo? Dobbiamo chiamare un dottore. Sì, cielo, cielo, sono Rav. Mi riconosci? Sai dove ti trovi? Questo poteva essere il suo funerale. Lo dico perché dopo quella brutta caduta cielo dal tetto... Tu chi sei? Io sono Luz, non mi riconosci? Non ricorda niente. Poverina, non ricorda niente. Certo, è più che naturale. Una volta che Bill l'avere preso, siamo entrati in camera e l'abbiamo trovata sul cornicione. Che stai facendo? Sul serio? Che stai facendo? Sul serio cosa? Chiamo il dottore. Ci penso io a chiamare il dottore. Avanti, metti via quel telefono. Chiamo Malatesta, d'accordo? Lo chiamo subito. Cielo, sono Luz, ma non mi riconosci? Andiamo, andiamo. Pensate voi a Luz? Io e Malvina mettiamo a letto la nostra Cielo. Sì. Su, andiamo. Vieni. Ma, attenzione. Sono sicuro che l'avete spinta voi fuori dalla finestra. Se non collabori, farai un bel volo anche tu. Da morto non potrà parlare. Quindi fa che continui a dormire, se vuoi continuare a vivere. Buongiorno, Cielo. Come ti senti? A parte il fatto che non ricordo niente, bene. Vedrai, con questa medicina starai meglio. Chiedo per favore, è una questione della massima urgenza. D'accordo, va bene, chieda udienza e nel frattempo parli con un assistente sociale. Questo l'ho già fatto, gliel'ho detto. Lei ha emesso una sentenza ma non è stata eseguita e io voglio denunciare questo fatto. Va bene, la prego. No, non lo ascolti, le vuole solo parlare di me e per basta. Per favore, basta. Marcos, pensiamo al bene di Chris, sì? Quale parte della sentenza è stata disattesa? Quale parte? Tutta la sentenza è stata disattesa, signore. No. Tutta! La madre vuole abbandonare. Non è così, no, è come dice, non è così. Come non è così? Ti prego, non parlate tutti insieme. Quale parte? La parte che Cristobal resti con me. Ma signora, l'affidamento ce l'ha lei e il bambino deve vivere. Sì, questo lo so, ma non a qualunque prezzo. Io amo mio figlio. Ho imparato ad amarlo. Tra noi c'è un legame che piano piano sta crescendo, però... Quello che prova per Bauer è incredibile, è indistruttibile. E credo che la cosa migliore per Cristobal sia vivere con lui. Ha bisogno di vivere con Bauer per essere felice. Abbiamo commesso un grave errore. Un errore terribile. Ho capito che non è giusto allontanarlo da lui. E lo dico con tutto il cuore. Bene. Se la madre rinuncia all'affido, lo richiedo io. In fondo questo è un mio diritto, no? Sì, sì, certo. Beh, certo. Perché è un suo diritto? Che vuol dire? Sì, naturalmente, lei ha il diritto, nonché l'obbligo, di prendersi cura di suo figlio. E in funzione di questo diritto avevo dato l'affidamento alla signora. Ma se la signora rinuncia, dovrò modificare la sentenza. Come? Restituirò l'affido al dottor Bauer. E per voi due stabilirò un regime di visita. Non posso crederci. Lei non è l'unico giudice che esiste in questo paese. Vieni, piccola mia, adesso dobbiamo lasciare riposare Cielo, eh? Andiamo? Giustina, la faccia restare. Cielo sarà contenta di vederla quando si sveglia. Se non le dispiace, vorrei che... Grazie, Bauer, ma lei non è medico. Ah. C'è un motivo se il dottore ha detto che Cielo deve dormire e stare tranquilla. Perciò, per piccoli e grandi, è finita l'ora di visita. Andiamo? Grazie, Giustina, grazie. Bene. Ma io vorrei che i ragazzi salutassero Cielo come si deve. Questo si può fare. È un'idea splendida. Grazie, Giustina. Ciao tesorini, chi siete voi due? Ciao. Ciao. Ciao, come stai? Chi è questo bel ragazzo? Eh? Ah, beh, io sono, non ricordi? Papà, sì? Non si ricorda chi sei? No, solo che è ancora un po' confusa e stordita, ma presto starà meglio, vedrai. E deve stare tranquilla,
Certo. Guarisci presto, Cielo. Cielo? Sì, tu ti chiami Cielo. No, io sono Angel. Angel Inchowski. È possibile. Già, è possibile che capitino tutte a lei. No, è possibile che Cielo sia Angel Inchowski. Ma no, ha il cervello sotto sopra, nient'altro. Signor Bart, la cerca un avvocato. Un avvocato? Sì. Ma quest'ora? Che cosa vorrà? Si può? Oh, certo, certo, amore mio, certo che sì. Poi è casa tua, è la tua stanza, io sono tua moglie, la futura madre di tuo figlio. Puoi fare tutto quello che vuoi, amore mio, lo sai che ti appartengo. Malvina, aspetta, no, aspetta. No, hai ragione, è vero, Chris potrebbe entrare. Ah, ma no, credo che non ci sia, è con il padre, no? Sono io il padre, anzi, ho una buona notizia, il tribunale l'ho affidata a me, però... Che bello, amore mio, sono così felice, davvero. Sì. Congratulazioni, amore, di nuovo tutti insieme. No, fantastico. Tutti insieme no, tutti insieme no. No, proprio insieme no, dormiremo in stanze separate senza Chris fra noi sì, due. Sì, noi due separati. È di questo che ti voglio parlare. Di nuovo la stessa storia. Credevo che ormai avessi le idee chiare, che ci avessi pensato e che avessi preso una decisione. Hai perso la memoria come Cielo, che succede? No, no. A proposito di Cielo, come sta? Cosa hai tu piuttosto? Non mi ascolti quando ti parlo. Finiamola con questa storia per te, per me e per nostro figlio. Beh, potremmo fare terapia di coppia. Non farò nessuna terapia di coppia. Voglio il divorzio e tu lo sai. Io so soltanto che voglio stare col padre di mio figlio. E io non voglio stare con... Tu no, No. Vuoi il divorzio? Ok, lo avrai il divorzio, te lo concedo, ma non mi vedrai mai più e non conoscerai tuo figlio, non lo vedrai mai. Vattene, fuori dei piedi, sparisci, non farti più vedere. Non porta bene brindare in anticipo, lo sa questo? Non si preoccupi, ormai è tutto in regola, ho tutto sotto controllo. E stia a sentire, domani il giudice dichiarerà scomparse le sorelline Inchowski ed è fatta. E domani stesso inizierà un altro procedimento. È una semplice formalità, soltanto per dichiarare i successori, gli eredi del patrimonio. Per disporre dei beni? Esattamente, per disporre dei beni. E a proposito dei beni, penso sia arrivato il momento di parlare della mia percentuale, non crede Bedoya? Io ho preso molte mance, e tu? È andata alla grande. Ascolta, facciamo una cosa. Mettiamo da parte i soldi fino a fine mese, poi paghiamo i conti e dividiamo il resto fra tutti. Ciao. Ciao. Fortunato il ragazzo, eh? Vi lascio. Vai, 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 vai. Ciao, amore mio. Che cos'hai? È successo qualcosa? Andiamo dentro, è meglio che non ci veda. No, papà non si intrometterà più. Come? Che dici? No, papà andrà lontano. Bene, benissimo, amore mio, allora... Lo hanno appena trasferito. E quindi? Devo partire anch'io. Cosa? Sono io. Voglio restare a giocare qui. Perché io sono una principessa e questo è il mio castello. La 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 la. Sono già stata qui. Io vivevo qui. Segreto di Angel Inchowski.